Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò una breve storia del Naviglio Pavese. Il Naviglio Pavese è un canale navigabile che scorre da Milano a Pavia e che fa parte del sistema dei Navigli di Milano. Fu scavato a partire dal 1812. Durante il Regno d'Italia napoleonico è inaugurato il 9 agosto 1819 sotto il regno austriaco del Lombardo-Veneto. Il Naviglio Pavese, lungo circa 33 km, parte dalla Darsena di Porta Ticinese e prosegue dritto fino a Binasco, al confine con la provincia di Milano. Ha un dislivello di circa 56 metri, con 12 conche con cascate. Qui entra nel territorio pavese e prosegue di nuovo, dritto fino a sfociare nel Ticino, nella Darsena di Viale Venezia. Nonostante la costruzione della tranvia a vapore Milano-Binasco-Pavia, fino a circa metà del XX secolo, fu intensamente utilizzato per la navigazione mercantile. Gli ultimi barconi da trasporto lo percorsero nel 1965. Oggi viene utilizzato esclusivamente come canale irriguo. Il tratto urbano milanese ospitava fino al 2018 diversi barconi, un tempo utilizzati per il trasporto, successivamente ancorati e adattati a dehors di ristoranti e birrerie. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!